Ica del Campidelli ai due incontri delle 12.30 e successivi alle 18 e prima delle 19.40, perché qui c'è un arco temporale che non si riesce a definire meglio, abbiamo soltanto questi dati di riferimento, 18.10 circa di Nicola e di Giuseppe Diciancora che sono allo stadio, che sta quasi per partire. Il riscontro successivo è che dal 19.39 l'incontro è già avvenuto. Anche in questo caso parliamo di un incontro, ce lo dice lo stesso Cenicola, della durata veramente di pochissimi minuti. Non c'è alcun dato obiettivo che consenta di contrapporsi alla ipotesi della presenza del presidente Campidelli a questi due incontri, ma la Procura evidenzia come questa presenza non sia un elemento assolutamente irrinunciabile e indefettibile per dimostrare la responsabilità del presidente Campidelli in tutta la vicenda in questione, proprio per la serie di elementi e di emergenze ulteriori che comprovano come il Di Giuseppe si sia sempre rapportato al presidente Campidelli, abbia sempre interloquito con quest'ultimo, abbia sempre fatto riferimento a un altro soggetto, il suo capo, quello che non doveva parlare comunque a quell'incontro per evitare che si creassero fraintendimenti. Le altre posizioni sono di negazione dei fatti o di ricostruzione dei fatti in termini che non risultano percorribili all'avviso di questo ufficio, per i contatti tra Matteini e appunto i due calciatori Capeccia e Marchetti, la ricostruzione, la prospettazione fatta circa i motivi di questi contatti. Vedere questo ufficio in definitiva che sia stata fornita una prova piena in ordine a tutte le contestazioni mosse ai soggetti che oggi si trovano appunto a rispondere a seguito del deferimento fatto da questo ufficio. È inutile ricordare che il livello probatorio preteso dall'ordinamento giuridico sportivo per tutte diciamo, le affermazioni che sono state fatte nei precedenti di potesse onorevole tribunale, della Corte di Giustizia Federale, dello stesso di NAS, sono assolutamente concordanti nel ritenere che non sia da pretendere la certezza assoluta dell'illecito oggetto di contestazione, certezza che sarebbe di difficile di conseguimento anche in ragione della stessa struttura dell'illecito sportivo, ontologicamente e funzionalmente basato su una serie di comportamenti evidentemente sfuggenti che per avere una prova piena dovrebbero fondarsi esclusivamente sulla missione piena da parte dei soggetti protagonisti dalle vicende. Il livello probatorio che costituisce lo standard probatorio della giustizia sportiva è quello, per come affermato appunto,